Siamo al convegno Il Cloud per aziende pubbliche e amministrazioni con Pietro Pacini, responsabile della funzione governo della tecnologia di Poste Italiane. Pacini, quanto è presente oggi il cloud in Poste Italiane? Ma oggi Poste Italiane ha una struttura in cloud derivante soprattutto dalla virtualizzazione dei server che abbiamo, una struttura di private cloud dove è presente storage virtualizzato, computing virtualizzato, infrastruttura che stiamo predisponendo per poi trasformarla in un cloud pubblico per l'erogazione di servizi a imprese e pubblica amministrazione. Quali benefici ha portato l'implementazione di soluzioni basate appunto sulla tecnologia cloud? Ma attualmente diciamo, i benefici principali rivestono soprattutto la possibilità diciamo, di ottimizzare le infrastrutture sicuramente all'interno dei nostri 5 data center e la possibilità anche di realizzare delle componenti di servizi in modo maggiormente flessibile. Ci aspettiamo che adesso diciamo, l'ulteriore implementazione che abbiamo nelle nostre componenti infrastrutturali e applicative ci aiutino ulteriormente non solo a migliorare diciamo, la nostra capacità di elaborare servizi in cloud internamente, ma anche di offrirli in modo più dinamico all'esterno. Esatto, quindi in questo senso il cloud ha diciamo così, una doppia valenza, cioè sia un lato interno per ottimizzare i processi, fluidità, flessibilità, agilità da parte di vista, diciamo, dal punto di vista delle aziende, ma cioè, si tradurrà in qualcosa di concreto per il cittadino che accede e che usufruisce dei servizi di Poste Italiane? Beh, assolutamente sì, ovviamente noi abbiamo questa doppia valenza, un po' come tutte le grandi aziende, le grandi infrastrutture del sistema paese, quali Poste Italiane rappresenta con i suoi 14.000 uffici, quindi ci aspettiamo dei benefici sicuramente internamente per la molteplicità di servizi che anche realizziamo e una grossa opportunità per offrire servizi in cloud ai cittadini, alle aziende, come dicevo, alla pubblica amministrazione.